Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora una volta su Sword of Convallaria e ci tenevo innanzitutto a dirvi che mi fa molto piacere l'interesse che sto ricevendo nei confronti del gioco. Vi ricordo anche che stiamo cercando di aprire una gilda italiana, sto cercando di avere più consensi possibile, anche perché i posti per una gilda sono 30, quindi nell'eventualità riusciamo in generale ad arrivare a 30 giocatori, aprirò la gilda e avremo modo di poter esplorare tutti quanti insieme i contenuti di gilda. Per il momento sto temporeggiando perché sto cercando di vedere, sto aspettando appunto per vedere chi fondamentalmente vuole entrare su Discord, principalmente anche per stare in contatto con gli altri ragazzi della community, per avere la possibilità di diciamo di comunicare, anche di condividere le proprie informazioni, avere modo anche di aiutare altri giocatori e permettere appunto alla community o comunque al gruppo di persone interessate di crescere. Già siamo un paio, dovremmo essere circa una 10-15 persone, forse addirittura, interessati alla gilda di Convallaria, quindi diciamo che siamo a metà strada. Nel momento in cui riusciamo a raggiungere anche già le 20 persone, si può iniziare ad aprire la gilda e cominciare appunto a giocare in modo un po' più serio da quel punto di vista. Oggi però di che cosa vogliamo parlare? Oggi vi voglio parlare di quella che probabilmente per il momento all'interno del gioco è la mia modalità preferita. È una modalità di gioco che tra l'altro non consuma stamina, quindi vi consente comunque di poter giocare, di poter approfondire anche la conoscenza dei vostri personaggi, vi permette di approfondire in generale anche la storia dei vostri personaggi, qualora siate interessati appunto a conoscere la storia e sapere fondamentalmente quello che vi interessa dei vostri personaggi preferiti. E sto parlando esattamente della modalità Spiral of Destinies. La modalità Spiral of Destinies è quella modalità di gioco che si sblocca tramite le chiavi del destino. Le chiavi del destino sono delle risorse che si possono ottenere ovviamente da obiettivi, da missioni, si possono scambiare nello shop, quindi tramite la vostra valuta interna di gioco potrete comunque scambiare questa tipologia di chiavi che vi consentiranno di aprire il cancello, chiamiamolo così, di questa spirale del destino. Che cos'è la spirale del destino? La spirale del destino è una sorta di side story, quindi una storia parallela a quella che effettivamente viviamo nel Fool's Journey, che sarebbe appunto la storia principale del gioco, che viene giocata tramite appunto la stamina e tramite ovviamente anche delle scelte che si faranno all'interno del gioco. Qui avremo la possibilità di ripercorrere alcuni dei capitoli e alcuni dei beacon, ovvero delle storie vere e proprie, basandoci sulle nostre scelte. Quindi potremo interagire e potremo giocare all'interno di queste mini campagne, perché saranno comunque delle campagne che si porteranno avanti per diverso tempo, quindi una chiave fondamentalmente vi consente di giocare un bel po', e successivamente tramite le vostre scelte cambiare il destino o modificare la vostra run, quindi modificare diciamo la vostra esperienza di gioco anche tramite le scelte che compirete qui dentro. Cose da sottolineare assolutamente per quanto riguarda questa modalità di gioco è innanzitutto l'Astral Path, quindi il patto astrale, che vi consentirà di ottenere dei bonus e vi consentirà in generale di ricominciare le vostre campagne sotto un punto di vista diverso, perché avrete la possibilità appunto di espandere altre meccaniche addizionali, vi consente di avere appunto già subito dei materiali per velocizzare il vostro progresso all'interno del gioco. Perché come funziona questa modalità? È una modalità non dico gestionale, però è una modalità quasi roguelike, mi verrebbe a mente, mi viene quasi modalità roguelike, però non è che sia fondamentalmente il termine corretto, perché sia un gestionale, in quanto dovrete gestire i vostri personaggi, dovrete farli livellare, dovrete reclutarne di nuovi, dovrete craftare gli equipaggiamenti, quindi avrete comunque a che fare con la vostra cittadina, con il vostro diciamo stato, per poi ovviamente negoziare e successivamente attaccare o difendersi dall'attacco degli altri stati,
perché sì, ragazzi, qui ci sarà la possibilità anche di poter espandere i propri confini. Quindi l'Astral Path è probabilmente appunto quel boost iniziale che vi consente comunque di progredire più velocemente e magari di rifare la stessa campagna sotto però un profilo diverso. Quindi compiere scelte diverse, compiere missioni diverse, fare tutto in maniera diversa. Successivamente abbiamo la Voyage Map, che è quella che vi consentirà appunto di vedere quali sono state le vostre scelte e quali sono state le vostre interazioni all'interno del gioco per poterle cambiare nell'eventualità vogliate effettivamente percorrere una strada diversa. Percorrere una strada diversa è utile specialmente per permettervi di sbloccare nuovi filmati, nuove conoscenze e soprattutto nuove possibilità di gioco e nuove difficoltà anche. Infatti, come potete notare, qui sulla destra successivamente avrete i vostri beacon list, ovvero i vostri riferimenti di partenza, perché ogni campagna partirà da un punto specifico della storia, un po' come se fossero dei checkpoint, e da questi punti fissi della vostra storia partiranno tutti gli snodi che poi potrete in un qualche modo giocare, commentare, vedere e ovviamente vivere in prima persona. Per quanto riguarda invece la vera e propria modalità di gioco, nel momento in cui voi entrerete, assisterete ad una fase iniziale, che è praticamente identica a quella che vedrete all'inizio del gioco, solo che poi successivamente vi verrà data la possibilità di gestire il vostro, letteralmente, il vostro gioco. Cioè voi all'interno di questa schermata, all'interno di questa sezione, avrete la possibilità di gestire tranquillamente tutto ciò che vi riguarda. Infatti avrete la possibilità di gestire la città, con i vari punti in cui sarà possibile interagire, quindi Training Ground, dove potrete allenare i personaggi, Heaven, dove potrete farli riposare i vostri personaggi, Town Square, Tavern e Forge, che sono altri punti nevralgici del sistema che vi consentiranno di ottenere delle missioni, vi consentiranno di reclutare i personaggi tramite la taverna, vi consentiranno di craftare gli equipaggiamenti tramite la forgia, e poi si sbloccheranno altre interazioni in città man mano che andrete avanti e ovviamente incontrerete determinati personaggi. Perché esiste soprattutto la possibilità di far riposare i personaggi? Perché i vostri personaggi qui all'interno del gioco avranno la stamina, avranno l'energia. Ogni energia che viene ovviamente utilizzata in battaglia verrà scalata dall'energia totale. Quindi i vostri personaggi avranno la possibilità di interagire con il gioco tramite i combattimenti, tramite gli allenamenti, tramite le missioni di scorta, tramite le side quest, tramite tante di quelle funzioni del gioco che la vostra energia piano piano diminuirà. Nel momento in cui diminuirà e ovviamente dovrà essere ricaricata, potrete mandare i vostri personaggi all'interno della medicheria o comunque dell'infermeria per poterli far riprendere e quindi poterli riutilizzare successivamente. Altra cosa importante che ovviamente non vi ho detto perché appunto volevo arrivare proprio a questa finestra è il fatto che potrete utilizzare tre personaggi di quelli che voi avete pullato in generale all'interno del gioco per darvi una mano in questa modalità. Infatti, come personaggi di base all'interno di, diciamo, di questa modalità avrete soltanto Maita e Faecal, che sono praticamente i due side character, chiamiamoli così, che vi daranno una mano fin dall'inizio. Io invece mi sono portato nella mia avventura, nella mia storia, anche Dantalion, Nangal e Gloria, che sono tre dei personaggi che ho più forti all'interno del mio account e quindi ho deciso di portarli. Peculiarità sempre di questa modalità di gioco è che, se notate, tutti i PG partiranno dal livello 1 e non si potranno livellare nello stesso modo in cui li livellate nel gioco originale, quindi nella modalità principale. Qui i personaggi potranno aumentare di livello tramite le missioni, tramite il training, tramite eventi speciali che comunque potrete triggerare man mano durante la storia e via di seguito. Quindi dovete anche fare un po' attenzione al fattore appunto imprevedibilità di quello che vi può succedere. Ecco perché mi viene da chiamarla un po' modalità roguelike, perché possono succedere comunque delle cose all'interno del gioco che possono scombussolare un po' i vostri piani. La vostra campagna si basa sul rispettare la condizione principale che trovate qui sopra in alto a sinistra, in questo caso mantenere la stabilità all'interno della città. E come potete vedere avete una data di scadenza, che in questo caso sono addirittura 9 settimane.
durante queste 9 settimane avrete la possibilità di poter interagire all'interno con i personaggi, di poter interagire con le varie strutture, fare missioni, completare missioni e livellare i vostri personaggi. Però fate attenzione perché dovrete mantenere l'obiettivo principale sempre soddisfatto. Se non riuscirete a soddisfare l'obiettivo principale, si chiuderà la campagna e si ricomincerà da capo. Ogni volta che si ricomincia una campagna da capo, si spenderanno le chiavi del destino. Quindi una chiave del destino vi consente comunque di poter giocare veramente, veramente a lungo. Altra cosa importante è il vostro punteggio, il vostro appunto score, chiamiamolo così. In base al vostro score, in base al vostro punteggio, avrete la possibilità di poter sbloccare abilità, ricompense, oggetti e anche valuta di gioco che vi servirà in generale per poi pullare o comunque per migliorare i vostri personaggi. Ovviamente queste statistiche e questi numeri in generale potranno essere modificate anche tramite il Astral Path di cui vi ho parlato prima, quindi avere la possibilità comunque di aumentare già da subito i vostri personaggi all'interno della modalità di gioco, partire con delle risorse di base che già vi consentono di craftare subito oggetti, quindi avrete modo comunque di poter ampliare e poter modificare la vostra modalità e la vostra esperienza di gioco. Ovviamente sulla sinistra abbiamo le opzioni e questa è questa luna che vi fa vedere appunto come voi state cominciando la vostra campagna. In questo caso io ho cominciato la mia campagna con i 3 personaggi di cui vi ho parlato poco fa e tramite appunto il buff speciale che si prende tramite l'Astral Path, che in questo caso mi consente di avere gli HP di tutti quanti i miei alleati aumentati del 5%, quindi un piccolo aiutino per quanto riguarda la sopravvivenza dei miei personaggi. Fate attenzione però, perché cliccare da questa parte e abbandonare lo Spiral of Destiny vi brucerà una chiave, o comunque vi brucerà la chiave che avete utilizzato per entrare in questa modalità. Quindi fate molta attenzione. Per tornare indietro e quindi evitare di bruciare il vostro progresso, dovrete premere il tasto in alto a destra, perché da qui potrete ritornare all'Asylum temporaneamente e poi riprendere la vostra avventura quando lo volete. Quindi fate molta attenzione, non quittate da dove c'è la luna, quittate da qui in alto a destra dove vedrete il portale aperto. Nell'eventualità vi blocchiate e non sappiate cosa fare dentro questo, diciamo, dentro questo sistema di gioco, in basso a destra avrete i suggerimenti. Quindi avrete la possibilità di poter progredire anche solo tramite i suggerimenti, che nella maggior parte dei casi vi consentiranno di sbloccare o comunque di rispettare tutte le condizioni presenti all'interno del gioco. È ovvio che tante cose dovrete esplorarle per conto vostro, dovrete modificarle in base alle vostre esigenze. Io sono qui soltanto per fornirvi gli strumenti generali per poi riuscire a utilizzare questa modalità a vostro scopo e piacimento. Io vi dico che questa al momento è la mia modalità preferita del gioco, mi sta veramente piacendo tantissimo. Tra l'altro giocare senza stamina è anche molto più bello e molto più rilassante, e senza, diciamo, quella tensione e quella pressione di dover necessariamente utilizzare la stamina, e quindi ragazzi io ve la consiglio, approfonditela, giocatela, seguite anche la storia se vi interessa, perché è davvero molto molto interessante, avrete modo di conoscere meglio i vostri personaggi. E detto questo, io per il momento non ho nient'altro da dire, spero di non essermi dimenticato nulla, spero di aver in generale permesso a tutti di anche pizzicare la vostra curiosità nel provarla. Per quanto riguarda tutte le altre meccaniche, non sto qui ovviamente a dilungarmi, perché il gioco le spiega man mano che le sbloccate in modo molto chiaro, molto semplice e diretto. Quindi ragazzi, rimboccatevi le maniche, datevi da fare e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Ciao!